Un gazebo allestito in piazza Risorgimento a Sava per incontrare i cittadini, informarli e coinvolgerli nella raccolta firme a supporto di due proposte di legge. L'iniziativa è del Movimento 5 Stelle, che si sta battendo per il no all'autorizzazione AIA di Taranto e per fissare il salario minimo, petizioni che è possibile anche sottoscrivere online. Non solo del Movimento 5 Stelle, ma un po' di tutte quante le altre forze politiche di opposizione del nostro Parlamento, quindi anche da parte del PD, di Verdi, Azione, Rifondazione Comunista. Quindi è un documento unitario fatto come proposta di legge, di cui la prima firma è quella di Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, che è esattamente una proposta di legge che è quella di aumentare la paga di un'ora a 9 euro. Quindi non si parla più di paghe da fame, 2-3 euro, ma arrivare a 9 euro. E questo perché, si badi bene, la nostra legge fondamentale, la nostra Costituzione, l'articolo 36, prevede espressamente che ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione in considerazione dell'attività e della quantità di lavoro svolta. Però questa retribuzione deve essere anche un indice di dignità e di sicurezza non solo per il lavoratore, ma dell'intero nucleo familiare. Quindi è una proposta di legge che è unitaria di tutte quante le forze politiche. In Italia purtroppo non esiste questa ancora, mentre invece in altri 22 paesi dell'Europa questa base di somma di 9 euro già esiste da molto tempo. Perché? Perché abbiamo adesso, oggi come oggi, quasi, secondo gli indici Istat e così via, le casistiche, quasi 3 milioni di lavoratori che vivono sulla soglia della povertà. Quindi la previsione di 9 euro, ma non solo, da considerarsi poi la tredicesima, quattordicesima e TFR che sono sempre dati. Quindi è un provvedimento inderogabile, non si può più aspettare. Nel modo assoluto, purtroppo le esigenze delle famiglie le conosciamo, le sappiamo. Noi come Movimento 5 Stelle siamo molto sensibili alla vita sociale, alle esigenze dei nostri concittadini, perché non si può più permettere che, purtroppo sappiamo anche l'abolizione del reddito di cittadinanza, che si dicono di cotte e di crude. Ma la realtà è che purtroppo abbiamo veramente tantissime famiglie che si trovano in uno stato di necessità dove vi è la necessità assoluta di procedere con provvedimenti urgenze, con leggi che si dia veramente una dignità a questa gente. Tra i vari esponenti locali presenti, anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Sì, il salario minimo è un'emergenza nazionale, non possiamo sostenere più la possibilità di salari così poveri da non permettere alla gente di arrivare a fine mese. Quindi basta con il lavoro precario e basta con i salari da fame. L'altra petizione che stiamo portando avanti sul territorio è dire no al riesame dell'AIA. Il 23 agosto è scaduto, il governo non ha affrontato il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, abbiamo 1.500 famiglie che sono i lavoratori in ILVA in AS senza futuro perché dovevano essere riassunti e quindi ricollocati nel mondo del lavoro. Questo non è avvenuto, il governo è in forte ritardo. E noi presenteremo la settimana prossima la riapertura del Parlamento, un'interrogazione, anzi l'ennesima interrogazione parlamentare, dato che le altre non hanno avuto risposta, ne presenteremo un'altra perché noi non molliamo. Riguardo invece alle ultime novità a livello economico. Oggi purtroppo abbiamo avuto una cattiva notizia, l'economia italiana si è fermata, il PIL, il secondo trimestre rispetto al primo, ha fatto registrare una regressione di meno 0,4%. Questo significa una recessione tecnica alle porte,
con salari da fame, con un'economia ferma e con una politica austeritaria del governo che oggi sta dando purtroppo i suoi frutti negativi, però a pagare il caro prezzo saranno i cittadini, perché non col caro benzina e con l'inflazione, soprattutto quella riferita al carrello della spesa a doppia cifra, i cittadini con i loro redditi, con i loro salari avranno difficoltà sempre di più ad arrivare a fine mese.